Dopo il riconoscimento dell'UNESCO, che ha fatto sì che l'arte dei pizzaioli napoletani venisse inserita nella lista dei beni tutelati dell'umanità, abbiamo deciso di mettere insieme food e movie, due grandi brand dell'Italian lifestyle che noi promuoviamo. Abbiamo coinvolto l'associazione Verace Pizza Napoletana, una delle più grandi associazioni che tutelano le tradizioni, la storia, la cultura della pizza. E abbiamo coinvolto alcune tra maggiori pizzerie napoletane di New York City, come Ribalta, Song e Napole. Da sempre la pizza è protagonista in molti film perché è un momento di convivialità veloce e anche, come dire, giovane. Abbiamo deciso di prendere spunto per questo dal cinema e far vedere quei momenti in cui la pizza era protagonista, mixando delle scene importanti di film sia italiani che americani, anche perché un po' il progetto è proteso a far vedere come la gente si sta sempre più rendendo conto della differenza tra la pizza italiana, soprattutto napoletana, intesa come arte assoluta, e quella di altri paesi come l'America, dove ha sviluppato un suo percorso. My friend, would you like me to show you how to eat that properly so you don't waste any? Huh? Vedremo anche delle masterclass, vedremo proprio, toccheremo con mano l'arte della pizza napoletana, giusto? Vedremo intanto il film di Matteo Troncone, Arrangiarsi. Si è arrangiato per 2 anni a Napoli e quindi ha imparato anche a fare il pizzaiolo. Vorremmo però ringraziare il Ministero dei Beni Culturali, il MIDBAC e la Direzione Cinema che ha supportato questo evento inserendolo nei progetti speciali del Ministero, e anche poi gli sponsor che l'hanno sostenuto, dalle 5 Stagioni a Cirio e a Angelo e Franco Mozzarella Guys. Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Casa Italiana Zerilli Marimoda della New York University. For this evening that we'll celebrate the Napolitan way of making pizza. We are doing this in collaboration with two dear friends of Casa Italiana, Elisabetta Cantone and Francesca Silvestri, who are also the soul of an association, a foundation called Dressing Dream. Buonasera, benvenuta. Thank you for coming here. I hope you enjoy all the evening event. And thank you to Stefano. So, we are going to have the presentation of If Movie by Matteo Troncone. Matteo, dove è Matteo? Sì, yeah, vieni Matteo. Matteo has just completed a film and the title is Arrangiarsi, Pizza and the Art of Living. Could we not invite him to an evening dedicated to pizza and the art of making pizza? Thank you all, grazie a tutti. I actually refer to this film as a non-fiction narrative. It is technically a documentary, but I like to think of it as the way I edited it, the story, it's character driven. When I ate the pizza in Naples, there was no turning back. I had to make a film about it. How do they do it? Raccontaci un po' questa esperienza, come ti è venuta l'idea di questo film e di andare a Napoli a scoprire il segreto of the pizza making e l'arte di arrangiarsi. La prima volta ho mangiato la pizza a Napoli era come un'epifania, e la mia vita ha cambiato e ho dovuto scoprire come si fa questa cosa tanto semplice e tanto bella. Dopo sono andato a Napoli la prima volta per riprese, ho scoperto tante cose, il forno, la tecnica della pizza, del pizzaiolo, per esempio il schiaffo, tum, 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 per la pasta, gli ingredienti ovviamente, tante, tante cose. Da 4 anni fa ho avuto l'intuizione di fare questa associazione per difendere la paternità alla città di Napoli della Verace Pizza, per diffondere nel mondo il modo giusto di fare la pizza napoletana. Per fare questo abbiamo creato delle scuole, abbiamo creato una serie di istruttori e oggi possiamo vantarci del fatto che siamo nei 4 continenti, siamo in 43 paesi diversi con circa 715 associati.
Oggi, dopo 25 anni di collaborazione con l'associazione, abbiamo 110 associati distribuiti nel Nord America e scuola a Los Angeles con un turnover di 140 studenti all'anno, e penso che quella sia la maniera migliore per dare il concetto e dare l'idea della pizza napoletana sia a livello storico che tradizionale, ma specialmente a livello tecnico. Siamo molto soddisfatti dei risultati, ma più che altro siamo soddisfatti di mantenere l'arte del pizzaiolo, che è stata appena riconosciuta anche come heritage dell'UNESCO, come una parte, una componente importante nella storia della pizza a livello mondiale. A chef can do a thousand things and doesn't learn anything. Pizzaiolo can do one thing, all right? How can you do that? Now it's changed everything. Recentemente l'UNESCO ha riconosciuto l'arte del pizzaiolo patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, e questa cosa ovviamente ha fatto sì che tutti si accorgessero che dietro una pizza, una buona pizza, c'è una persona, una storia e una professionalità, che è appunto quella del pizzaiolo. Questo ha aiutato anche il mercato americano a riconoscere il pizzaiolo come qualcosa di indipendente dal mercato della pizza in generale, ma specificando che la pizza napoletana fatta da un pizzaiolo napoletano è un prodotto a parte. Infatti anche i giornali americani l'hanno messa in una lista completamente separata, in modo tale che anche il pubblico possa riconoscere e valutare la pizza americana e la pizza napoletana come due prodotti differenti e non come pizza in generale. Ci riesci a dire velocemente, secondo te, da maestro pizzaiolo, qual è il segreto della pizza napoletana? Il segreto della pizza napoletana è la tradizione che c'è dietro, ovviamente, e la bravura del pizzaiolo, tra l'arte del pizzaiolo, di poter riportare la tradizione nei tempi moderni. Quindi questo è il segreto, secondo me. La mozzarella, come del resto la farina e il pomodoro, sono i tre elementi essenziali per fare una buona pizza. Con gli stessi ingredienti tutti possono fare la mozzarella e tutti possono fare la pizza, però la particolarità sta proprio nella tradizione, nella ricetta centenaria, quindi nel rispetto dei tempi, della maturazione della pasta, del taglio della cagliata. Tu adesso nel food service, grazie alla vera pizza napoletana che ha portato in alto il livello di qualità dei prodotti, stiamo avendo degli ottimi risultati e soprattutto interagendo con chef del calibro di Pasquale Cozzolino. Per noi è molto più semplice vendere un prodotto di qualità quando ci troviamo di fronte a delle persone competenti che sanno maneggiare anche la mozzarella. Che cosa ci state preparando? Abbiamo preparato la classica pizza fritta, è una margherita. La margherita è con il forno, la pizza fritta è solo una pentola di olio, un impasto normale, ricotta, cicoli e mozzarella. Esce fuori una pizza fritta che la potete fare a casa, a mezzo alla strada, qua, università. Puoi raccontare un po' se è difficile aprire una pizzeria a New York? Per me è stato difficilissimo, io sono partito da zero, io e mia moglie e mia figlia, quindi Pasquale mi conosce bene, dopo 3 anni grazie a Dio stiamo andando molto, molto meglio, però no ragazzi, i sacrifici, New York, Napoli, in Australia, sacrifici, e poi passione, i clienti, poche burdelle, perché comunque da me si fa pure un po' di casino, oltre la pizza. Questi ragazzi. È talmente un prodotto assimilato nella cultura americana, in particolare newyorkese, però poi c'è la pizza di New York, la pizza di Chicago, che gli americani sono convinti che sia un cibo americano, non è nemmeno più associato con l'Italia, proprio perché è stato una delle prime forme di gastronomia, di cibo che i nostri migranti hanno portato. Ovviamente erano ingredienti semplici. Il problema che molti italiani, soprattutto venendo negli Stati Uniti, trovano recentemente è che la pizza tipica americana è molto diversa da quella italiana. Direi che da una decina d'anni, soprattutto a New York, c'è stato questo rinascimento della pizza, rinascimento vero, perché come il rinascimento riscopriva i classici, loro hanno riscoperto la tradizione vera della pizza napoletana e hanno portato qua sia gli ingredienti, che ovviamente sono fondamentali in tutto il cibo italiano, ma anche proprio il savoir-faire, il modo di farla, che poi è la cosa che è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, appunto non la pizza, il prodotto, che sarebbe banale, ma è la tradizione del fare la pizza.